Dogo Zoo. Storie incredibili che appartengono a pochi. Il capitano Ahab, accecato dall'odio nei confronti della balena bianca Moby Dick, sfida la forza della natura alla ricerca della vendetta e si spinge così tanto oltre i propri limiti da perdere la vita nella caccia. Oggi, Dogo Zoo vi racconta la storia di una donna e dell'ossessionata ricerca della sua personale Moby Dick. 9 agosto 2011, 132 km a largo dell'Havana. È passata la mezzanotte da poco. Diana fa un cenno al suo team sulla barca di supporto. Bisogna tirarla su. Sono 29 ore che nuota e da 12 ha una crisi d'asma che non le consente di fare più di 3 bracciate prima di doversi girare di schiena e respirare profondamente. Anche il suo secondo tentativo di attraversare il tratto di mare tra L'Havana e Key West, la punta più meridionale della Florida, è fallito. Chi la scredita sarà contento. Effettivamente credere che una 62enne possa nuotare per 177 km di fila in mare aperto è una scommessa. Ci aveva già provato Diana nel 1978, quando di anni ne aveva 28. Era una campionessa di nuoto di fondo. Aveva stabilito il record nuotando intorno a Manhattan in meno di 8 ore. Aveva nuotato per i 164 km tra le Bahamas e la Florida. Ma il tratto di mare tra Cuba e Key West è più agitato, pericoloso. Le correnti all'epoca l'avevano spinta completamente fuori rotta e aveva dovuto interrompere l'impresa. Per i 30 anni successivi non ne aveva voluto sentir parlare. Ma compiuti i 60, l'idea di ricominciare a cacciare la sua Moby Dick, quella traversata per tanti impossibile, si è ripresentata. Diana non prende neanche in considerazione l'idea di mollare. Sì, è vero, il corpo, seppur allenato, non è più quello di quando aveva 30 anni. Ma la testa, quella c'è. È capace di concentrarsi, mantenere la calma, sopportare la solitudine di uno sport come il nuoto. Per passare il tempo mentre affonda le bracciate, conta, prima in inglese, poi in tedesco, poi in spagnolo e poi in francese. E poi canta nella testa decine di volte una playlist di 65 brani. Quando arriva questo, Diana trova il ritmo giusto e la fatica si fa sentire un po' meno. Trascorre un mese dall'ultimo tentativo e Diana ritorna a L'Havana per provare di nuovo. Altre due persone negli anni erano riuscite ad attraversare quel tratto di mare ed entrambe lo avevano fatto dentro una gabbia antisqualo agganciata alla barca di supporto. Diana, però, vuole distinguersi e ha scelto di non avere la gabbia, ma solo un sistema elettronico che emana onde che allontanano gli squali. Non ha nessuna protezione. Il 23 settembre torna in acqua. Le condizioni sono favorevoli. Diana si sente in forma. Passano le prime 24 ore. Tutto procede al meglio. Il ritmo di nuotata è buono. Il mare è calmo. Cala la notte. Ad ogni bracciata Diana ruota la testa e vede la linea dell'orizzonte rischiarata dalla luna. Riesce anche a vedere le stelle. Ma ad un certo punto, una scossa fortissima le pervade tutto il corpo. Non vede niente, non capisce cosa stia succedendo. Il bruciore parte dalle braccia e dal collo e si irradia ovunque. Tira sulla testa, cerca di vedere qualcosa. C'è una caravella portoghese, una medusa enorme con i tentacoli lunghissimi. È una delle più pericolose al mondo per l'uomo. E Diana ci ha nuotato dentro. La tirano fuori dall'acqua, le curano le ferite e riparte. Le sue condizioni non sono più buone. La corrente l'ha spinta fuori rotta. Il mare è invaso di meduse che la pungono ripetutamente.
Dopo 41 ore in mare, Diana deve fermarsi. Viene ripescata sfinita e martoriata dalle punture. Quando qualche giorno dopo Diana si riprende, si rende conto che le cicatrici che le hanno lasciato quei tentacoli urticanti rimarranno per sempre sul suo corpo. Ma non bruciano quanto il senso di sconfitta che l'attanaglia. Ci riproverà. E lo fa esattamente un anno dopo. Ma la sfortuna sembra nuotare più in fretta di lei. E di nuovo Diana finisce per due volte in un branco di meduse che la mettono fuori gioco. Non può più rischiare. Ormai ha 63 anni, il prossimo sarà il quinto tentativo e sa che sarà l'ultimo. Agosto 2013, 8:30 del mattino. Sulla spiaggia dell'Havana, Diana guarda l'orizzonte. Il mare brilla sotto i raggi del sole e le palme diffondono un leggero fruscio dietro di lei. Indossa la tuta che si è fatta realizzare per non bruciarsi con i tentacoli delle meduse. Le copre anche mani e piedi. Le sue barche di supporto sono a pochi metri dalla riva. Inizieranno a seguirla non appena le raggiungerà. Abbassa gli occhialini, li sistema bene sul viso e si tuffa. Parte. Una bracciata. Poi un'altra. È sola nel suo mare blu. Inizia a cantare nella testa. Per le prime ore seleziona le canzoni che preferisce per le ore del giorno. Poi, non appena tramonta il sole, passa ai brani della playlist notturna. Le ore si susseguono come le bracciate, lente e rigorose. Passa un giorno, poi ne passa un altro e sorge per la seconda volta il sole. È la mattina del 2 settembre quando Diana vede la terra. È Key West. Proprio davanti a lei, a pochissimi chilometri, due, massimo tre. Il suo team la sprona, le urla dalla barca che può farcela, che mancano poche bracciate e toccherà la spiaggia. Diana continua a nuotare con il suo ritmo lento e cadenzato. Man mano che prosegue, vede il fondale sempre più vicino a sé e il profilo della costa che diventa più nitido ad ogni metro che guadagna. Le barche la lasciano, non possono più proseguire, il fondale è troppo basso. Il suo team raggiunge la spiaggia con i kayak e tutti la aspettano con l'acqua alle ginocchia. Ma non ci sono solo loro. Centinaia di persone sono accorse sulla spiaggia di Key West per accoglierla. Diana esce dall'acqua, ma non si regge in piedi. Ha nuotato per più di 53 ore senza mai fermarsi, senza mai dormire.
ha le labbra gonfie, la pelle cotta dal sale, ha i crampi. La gente la circonda esultando, ma il suo team crea una catena umana affinché nessuno la tocchi. Un solo contatto invaliderebbe la prova. Diana deve arrivare da sola ad avere le caviglie fuori dall'acqua. Cade, si rialza, cade di nuovo, prosegue carponi e poi si rialza. Ha le anche fuori dall'acqua, poi le ginocchia, poi sente il sole caldo sulle caviglie. Ce l'ha fatta, è arrivata. Forse per il capitano Ahab la caccia a Moby Dick era diventata lo scopo stesso della sua vita, a costo di perderla nell'impresa. Anche Diana Nyad, nella traversata di 177 km tra La Habana e Key West, cercava il senso della sua esistenza. Avrebbe sacrificato tutto per farcela. Ma lei, a differenza del capitano Ahab, ce l'ha fatta davvero. Non si è fatta trascinare sul fondo e ha catturato Moby Dick. Squalo ci stava, dai. Ah, sì.